Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Io sono Igor Sardi e trovate tutto su di me sul mio sito, questo link, dove in questo momento ci sono grandissime promozioni dovute a Black Friday, che io ho chiamato l'Igor Friday. Quindi date un occhio e oggi voglio andare a ripercorrere insieme un pochino il discorso dell'improvvisazione, argomento molto 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 vasto e difficile sia da spiegare che da interiorizzare, però possiamo partire come sempre dal semplice e fare un percorso insieme. Chi ha visto la mia diretta di domenica, a proposito, vi invito a partecipare anche alla prossima, è stato bellissimo. Mi è stato chiesto, chi ha visto appunto la diretta, aveva visto questa domanda che non, ovviamente non sono riuscito a rispondere a tutto e ovviamente l'improvvisazione non è che si spiega in 2 minuti. Allora, una delle domande era qualcosa come tipo come pensi, come ragioni mentalmente quando hai da improvvisare, ad esempio, su un tappeto, su un accordo solo. Allora, a questo proposito vi invito innanzitutto a dare un'occhiata al mio corso di armonia completa e alle lezioni che avevo fatto intanto su come improvviso, come ragiono su un tappeto maggiore. Quindi oggi voglio andare a vedere come si può improvvisare, quali sono tutte le opzioni che abbiamo, però su un accordo minore. Quindi prendiamo una tonalità che non è La minore o Do minore, io prendo Si bemolle minore. Anzi, senza settima, facciamo un tappeto di Si bemolle minore a triade. Quindi abbiamo Si bemolle, Re bemolle, Fa naturale e Si bemolle. Quindi nel tappeto avremo questa sonorità. Ah, quindi ovviamente la prima idea e la prima possibilità che abbiamo è quella di suonare la triade. Lascio un attimo da parte la triade perché passo almeno all'arpeggio di settima. Quindi la prima possibilità, che è una possibilità molto che ci dà molte 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 opzioni, è quella proprio di utilizzare le note dell'arpeggio, appunto almeno con la settima, di Si bemolle minore. Quindi andiamo ad aggiungere il La bemolle, che è la settima minore. Consiglio vivamente di studiare quindi questo arpeggio su tutta la tastiera. Quindi, come avete già visto nelle lezioni, nei miei corsi, nei miei libri, consiglio sempre almeno 3 diteggiature. E di suonare la triade o l'arpeggio, in questo caso di settima, in tutte le forme e in tutte le possibilità che abbiamo sullo strumento. Quindi facciamo un esempio. Eccetera, eccetera. Quindi primo consiglio. Secondo consiglio, andiamo a sentire con la base cosa possiamo come lo possiamo sfruttare questo arpeggio su un tappeto di Si bemolle minore. Vado. Allora, avete sentito che già con 4
quattro note, però suonate su tutta la tastiera, tutte, diciamo, rivolte in tutte le posizioni possibili, cambiando sound, cambiando ritmica, dando spazio tra una frase e l'altra. Si può già, anche senza avere una melodia di riferimento, o comunque non è mai semplice improvvisare su un accordo solo, che si ripete all'infinito, però avete sentito che già qualcosa di musicale si può creare. Quindi vorrei che vi esercitaste, come faccio io, appunto su questi tappeti, però in tutte le tonalità, tanto li trovate tutti allegati. Quindi abbiamo visto come utilizzare l'arpeggio su un accordo minore. Allora, ora possiamo ad esempio aggiungere un paio di note a questo arpeggio, quindi un passetto avanti, e suonare ad esempio la pentatonica di si bemolle minore. Quindi vado ad aggiungere la quarta, quindi il mi bemolle. Ho la stessa identica cosa di prima. Se vado ad aggiungere anche la quarta aumentata, che è in questo caso un mi naturale, ho due note in più e è già una nota che mi dà un colore molto diverso, una possibilità espressiva molto diversa, che è appunto la quarta aumentata, in questo caso mi, quindi è semplicemente a scala blues di si bemolle. Andiamo a sentire con la base e aggiungiamo queste due note. Allora, ultimo consiglio di oggi è quello a questa pentatonica, a questa scala blues, di aggiungere un'altra nota. Facciamo anche due, così oggi vi riempio di lavoro. Una è la nona o seconda maggiore, quindi in questo caso il Do naturale. Quindi abbiamo. La sesta maggiore, questo vi dovrebbe già dire molto a livello di sonorità di scale. Quindi. Abbiamo il Sol naturale, che è la sesta maggiore. A sentire che effetto fa, e poi per oggi mi fermo qui, ma ci sarà ovviamente il seguito, perché le opzioni per improvvisare su un accordo minore sono veramente tante, e andremo anche a vedere come possiamo, diciamo, andare in, andare out, però rimanendo sempre nel mood di un brano immaginario. Andiamo a sentire con queste altre due note e poi ci vediamo al prossimo video.
Thank you.